La fortezza significa più di 1000 morti al mese. È un'azienda florida. Ci si arriva indossando la propria migliore armatura, carichi di armi preziose e oggetti magici, credendosi eroi. Si massacra sommariamente uno o due mostri, e poi, quando gli avversari si fanno più forti, inevitabilmente ci si fa ammazzare. E l'oro rubato nelle prime sale si accumula nei seguenti, assieme alle armi e gli averi portati con sé. Sì, signori delegati del personale, i nostri clienti sono di polli che si credono eroi e questa è la nostra forza. Clienti infervorati, affari assicurati. Sigla! Bla bla fantasy, lungo la strada dell'immaginario. E bentornati a tutti, cari ascoltatori e ascoltatrici, di nuovo qui su Bla Bla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy. Sono sempre Carbo insieme a voi, il vostro pilota, che vi condurrà in questa puntata, ma possiamo presentare anche i miei compagni di viaggio. Direi di partire direttamente dal bagagliaio con l'autostoppista Simone. Ciao a tutti, qui dentro è angusto e stretto, proprio come il luogo dove si svolge l'avventura di cui parlerà Carbo oggi. Il meccanico Andrea sui sedili posteriori. Ciao a tutti e bentornati. E di fianco a me, vicino perché è il navigatore, è il caro Tommy. Bentornati a tutti quanti. Sì, ma attento alle buche, qui nel bagagliaio si sentono tutte. C'è un dosso addosso, accelera. Va bene, di che cosa parliamo oggi? Quest'oggi evideremo un po' dal romanzo e andremo a parlare di un fumetto. Parliamo de La Fortezza, fumetto francese, franco-belga, di Joan Sparre e Lewis Trondheim, fumetto che ha sul gruppone Pica. Sì, quali sono i nomi di queste persone? Queste persone? Gli scrittori. Joan Sparre. Ah, e... certo, a leggerlo siamo tutti bravi, Scusa, ma c'è qui sopra, c'è... Cosa qualcuno faccio? Si è piccato. No. Sì, ma Tommy, visto che ha letto quei libri tantissimi anni fa, l'altra volta poteva anche portarseli, così l'avrebbe letto anche lui. Stavi dicendo, Carlo? Va bene, La Fortezza di Joan Sparre e Lewis Trondheim, il primo capitolo è stato scritto nel 98, ed è un fumetto che è una sorta di parodia del fantasy, di Dungeons and Dragons, soprattutto del genere Sword and Sorcery, e narra dell'avventura di questa fortezza dove numerosi cavalieri vanno in cerca del tesoro al suo interno. Questa fortezza è un po' come una sorta di azienda, vanno in cerca di questo tesoro al suo interno, ma ovviamente facendo dungeon su dungeon alla fine possono uccidere i primi mostri, ma poi inevitabilmente finiscono per essere sconfitti e tutto quello che portavano loro di magico o altro viene così preso e messo nuovamente in questo tesoro che va via via accumulandosi. Questa fortezza è governata da un guardiano che si chiama in originale Jacinthe de Cavaler, in italiano è stato tradotto Giacinto de Cavaler, però noi seguiamo l'avventura soprattutto dei suoi due fedeli, due sottoposti, il papero Herbert de Vauconson, non so se la pronuncia è giusta, che è un nobile diseredato dalla sua patria, e il drago Marvin. Comunque, come ci insegna Tommy, quando non sai come pronunciare un nome, non pronunciarlo. Vabbè, dai. No, dillo però con sicurezza, in modo da confondere gli altri che ti ascoltano. Dici, vabbè, se l'ha detto con tutta questa chiarezza. Ipse dixit, se l'ha detto lui, è giusto, una cosa del genere, vuol dire. Come ho detto, il primo volume è stato scritto nel 98, ma la particolarità della fortezza, di come è stato scritto, e della sua storia editoriale, è... gli scrittori avevano in mente di fare un'opera che comprendesse almeno 300 capitoli. Ok, e in media un capitolo quanto deve essere lungo? In media, a livello francese, dovrebbe essere lungo 48 pagine. Considera una cosa, da quando è stato iniziato nel 98, è andato avanti fino al 2014 se non sbaglio, ed erano sui 36 volumi, una cosa del genere. Poi, ma loro, cioè la loro intenzione non era che dovevano disegnare, cioè tutto quanto loro, era che dovevano prendere tutti quanti artisti del mondo del fumetto franco-belga e avrebbero collaborato alla stesura di quest'opera. Adesso, da qualche anno, se non sbaglio, l'opera è ricominciata e ci stanno lavorando ovviamente anche altri nomi abbastanza importanti, tipo uno, se non sbaglio, anche un Manu Larsenet, che è un fumettista che qui in Italia viene pubblicato ed è molto, molto famoso e molto bravo.
questa era la loro idea, ovviamente, di fare questa lunga opera in 300 capitoli. Ma la cosa ancora più particolare è che loro hanno suddiviso l'opera in più parti. Io, quella che abbiamo noi oggi, andremo a discutere, saranno i primi due capitoli, che sono Zenith e Crepuscolo. Ma in verità la Bao ha programmato di farne uscire 6 volumi che comprendono più storie. Cioè Alba, che è l'inizio della fortezza, come la fortezza è nata, dovrebbe essere una cosa del genere, che è già uscito ed è disponibile. Zenith, che è il momento dell'apogeo della fortezza. Crepuscolo, quello che invece è la fine, diciamo, della fortezza, quella che è la sua conclusione. Poi ci sono altri 3 libri che sono Mostri della fortezza, che dovrebbero raccontare tipo delle storie dei mostri che abitano questa fortezza, cos'è, atto conclusivo dovrebbero essere, Parata della fortezza e La fortezza bonus. Ovviamente non so tutto cosa c'entra, ma alla fine sarà un bel calderone. Questi quanti capitoli sono? Perché da voi giustamente non le potete vedere queste cose, sono, ma 200, è corposo, quasi 300 pagine. Abbiamo 2 libri corposi qui a disposizione, anzi, pieni di immagini. Il terzo volume, quello di Alba, è ancora più grande, infatti costa pure un po' di più. Ogni libro, il primo e il secondo, costano cada uno 25 euro. Però è un buon formato, un cartonato, e secondo me ha anche un prezzo molto onesto. Sì, sinceramente, no, la qualità anche del prodotto sembra buona. Probabilmente adesso Simone avrà un commento da dire, e se sarà ravvisenato aver sentito che l'obiettivo degli autori era prendere altri disegnatori per fare. Sì, no, perché se i disegnatori sono quelli del volume che ho sotto, a Simone non piace questo stile molto. Non lo definirei neanche uno stile, io lo definirei uno sbaglio, ma va bene. Va bene, secondo me invece è giusto per l'opera che si va leggendo, perché dopo la storia si fa parecchio surreale. Diciamo, forse è ricercato il contrasto che c'è sullo stile del disegno, che è molto, ciò dicevo prima, a caldo, ricorda molto uno stile nordico, un po' stilizzato, dettagli li vai a cercare con la zeppetta perché non ci stanno. Beh, no, aspetta, ci sono alcune tavole sono molto dettagliate, lascia stare, alcune tavole sono molto dettagliate. Adesso forse molte sono più scuole. Ha aperto una pagina che c'era solamente solamente il nero lì. Non capisco questo dialogo dove c'è scritto. C'erano i personaggi che erano letteralmente neri con 2 punti di occhi. Questa è un po' più dettagliata, sì, comunque. Sì, cioè, sì, non è. Ovviamente non tutto è solo dettagliato, sennò. Ohia. Va bene. Comunque, diciamo che lo stile del disegno è in secondo piano rispetto alla qualità dei dialoghi, che mi sembra molto alta. Ora finisco una cosa, aspetta, prima di spiegare la storia editoriale. La loro idea era di far uscire questi capitoli, ma che... Ci avete presente? Non avete mai visto Memento di Christopher Nolan? Certo. Ok. No. Ok, è un film in cui ci sono... Ah, quello dei fantasma? No. No, non l'ho visto. Perché dei fantasmi, poi? C'era uno che non ha Memoiro o Memento. Memento Mori, Memento Mori, ecco. Ah, quello spagnolo, mi sa, ho capito. Cioè, soprattutto quello dei fantasmi è molto vago per definire un film. Deve essere anche The Others. Vabbè, no, è una bussola per capire se era quella, approfondivo il mio concetto. No, ok, tipo, nel film Memento c'è il protagonista che ha ricorrenti in parete di memoria, e tu il film cosa fai? Ti fa vedere un pezzo nel passato e un pezzo nel presente, finché le due cose non vanno tipo a collimarsi, in un certo senso. Quindi è questa, un avanti del tempo e indietro nel tempo, finché tipo il finale sarebbe proprio il centro del film, in un certo senso. Un po' lo ricordo La fortezza, perché il modo in cui sono stati pubblicati i capitoli è molto diverso. Cioè il primo volume di Zenith è il numero 1, poi ovviamente va a seguire tutti gli altri. Ma il primo che è uscito invece dell'Alba è il meno 99, e il primo del Crepuscolo è considerato il 101. Vabbè, ma sono francesi, cosa vogliamo... Sì, no, vabbè. Ma ecco perché infatti vedevo 101. Infatti, sì, ma la nomenclatura c'ha un senso, o è semplicemente vogliamo essere all'avanguardia? Vabbè, non so come lo chiamano in francesismo. All'avanguardia. All'avanguardia, esatto. Ecco, no, vabbè, è 101. Può essere che è stata un'idea, secondo me... A me piace perché comunque, nonostante sia una lettura che all'inizio può sembrare un divertissimo, quindi molto di svago, di tranquillo, leggerlo non così come è stato pubblicato, cioè cronologicamente secondo i capitoli, però è stata un'idea che, da come ho capito, proprio gli autori l'hanno voluto per l'edizione italiana, che è l'unica al mondo che è così per adesso.
In originale i capitoli erano, cosa so, uno del Zenith, uno del Crepuscolo, uno, forse uno dall'Alba, e quindi tu dovevi andare sempre un po' a ricercare, cioè essere molto attento a ricordarti dei personaggi, a fare una sorta di gioco mentale per capire tutti quanti gli incastri. Sono abbastanza convinto che questi personaggi non si dimenticano una volta visti. Oltretutto, tipo, metti caso che tra la fortezza, lo Zenith e il Crepuscolo c'è quello che Simone odia, ovvero lo skip time, ma non di 2 anni, ma di svariati anni, tanti anni. Ah, ok, no, se di svariati anni va bene, basta che non sia di 2. Ma perché secondo me la fortezza è un fumetto che, cioè, va letto, che mi è piaciuto molto e che ho apprezzato tantissimo. Ovviamente, come ho detto, c'è comicità, c'è parecchio umorismo. Spiego un attimo la copertina, perché... Ok, c'è la copertina del primo volume con i due protagonisti che cavalcano un uccello, non so che tipo di gabbiano, non so cosa è, sì, strano. E sono inseguiti da un altro drago più gigantesco che gli sta sputando fiamme verso di loro. Penso che spiega probabilmente cosa saranno le loro avventure. Sì, ok, è molto umoristo, molto umorismo, molto comico, a tratti mi ha ricordato un po' quello di Leo Ortolani, se posso, Gatman. Mi ha dato quella sensazione, ma è anche tipo quell'umorismo veramente surreale, senza senso, tipo nel racconto il valore della vita è meno di 0, perché i personaggi possono apparire e morire poco dopo, no? Non ha... Cioè, i personaggi principali o abbiamo diversi, no, personaggi? Diversi personaggi, ma nonostante sia un'avventura parecchio bislacca, parecchio tanto sopra le righe, cioè stranezza in ogni tavola, in ogni punto della storia, ha comunque una sua coerenza interna molto, molto interessante. Come te posso spiegare? Tipo un po' alla Rick e Morty, un po' pensandoci, mondo mi ha dato quella sensazione di Rick e Morty. Tipo Herbert, il protagonista, il papero, all'inizio ha questo cinturone con questa spada del destino, e la spada del destino può essere estratta solamente finché Herbert non compie 3 imprese. Si va avanti nei capitoli e lui veramente compierà 3 imprese che veramente sono succedute, riuscirà a estrarre questa spada. Oltretutto, tipo, lui non può usare altro tipo di arma bianca, perché altrimenti la spada lo distruggerebbe, e quindi va avanti utilizzando solo bastone e piuma. A un certo punto, quando diventa tipo un killer professionista col bastone, incomincia a usare le piume, quindi proprio le proprie piume, e a un certo punto, dopo aver sconfitto tipo 10.000 goblin, riesce a distruggere cioè qualsiasi personaggio con uno schiocco, con un buffetto, una cosa del genere. Solo che si scopre che questo potere è utile fino a un certo punto, perché può distruggere persone solamente di colore verde. E questo è il tono dell'opera. Ma nonostante... Nonostante questa assenza bislacca, la storia ha comunque un'evoluzione, i personaggi evolvono, non sono piatti, non è solamente uno svago, ha una sua profondità. Giusto, scusa se ti interrompo, però qui sulla copertina, perché vedo che il drago è verde da cui stanno fuggendo, non ha ancora sviluppato le sue arti omicide con le piume. Se non sbaglio è perché qui ha perso le piume dopo, durante la storia. Ah, io pensavo che erano le sue di piume. Ah, ok, no, pensavo che tipo che le piume. Sì, però non ce l'ha proprio in quel momento, in quel frangente della storia. È fatto di piume quel papiro. Vabbè, no, vabbè, questo qui è forse per la copertina, ma è stato fatto solo per la copertina. Fatto, quindi nel senso che sono molto deluso. Allora, Zenith secondo me è molto buono, ha proprio quella sensazione da... posso spiegare, da passeggiata quasi, non da passeggiata, è da... Oh, ho capito, quello di Spongio, andiamo in un'avventura, no? Sì, quella lassezza... La tristezza quella... con cui mi ha guardato Simone dall'altra parte del tavolo. Quel modo proprio molto tranquillo, cioè, loro ci sono fughe, inseguimenti, complotti, e comunque via discorrendo, tutte queste cose. Mentre Zenith all'inverso è molto più cupo, molto più dark, molto più pesante, proprio anche come storia, molto più meno speranza. Ma è stato voluto o una roba sperimentale? Cioè, secondo me è stato voluto. Il problema è che c'è anche l'umorismo, ma Zenith sfortunatamente funziona meno, secondo me. È molto più squilibrato, c'è meno umorismo. Questo Pesanza Dark non è così interessante, secondo me. All'inizio è bello perché ti fa rivedere i personaggi dopo parecchi anni e c'è un cambiamento incredibile. Tu sei curioso di capire, ma cosa è successo tra il primo e il secondo volume? È una cosa che ti incuriosisce tantissimo, anche perché ci sono dei personaggi che qui ci sono, lì non ci sono, ma non ti spiega minimamente che fine hanno fatto.
cioè non ti dico cosa è successo, cosa non è successo. Sfortunatamente forse il Crepuscolo soffre parecchio, soffre, non è così interessante, cioè non è così bello come Zenith, mentre ho letto da altre recensioni che il terzo volume Alba per alcuni addirittura è il migliore, addirittura supera addirittura Zenith, supera. Che altro dire? Io ovviamente lo consiglio, è piaciuto, è, tipo, è proprio lo stile che vorrei io, ovviamente nonostante tipo lo stile fumettoso, nonostante i personaggi che sono animali antropomorfi, cioè sangue, sesso, droga, cioè a un certo punto nel secondo volume appare un personaggio che si chiama Giacinto, una sorta di Gilberto, è una sorta di pellicano ed è un fattone, un vede l'ora di accaparrarsi farmaci a volontà. Mi dico, sa che l'ho visto per sbaglio. Può essere. E ho detto droga e altre cose. Diciamo che è un bel mix di tantissimi comportamenti o comunque sai cos'è? È prese quella... di posizione che sono di solito molto mi dà quell'idea di incastro tra, cioè, tra il disegno di un bambino e quindi anche la mentalità di un bambino unita tipo a quel divertimento quella satira adulta, quella trasgressione adulta ma funziona bene secondo me, è molto interessante. Come se, cioè, perché qua adesso non so se non penso sia uno spoiler, ma spulciando le pagine sembra che siano molto all'aperto questi protagonisti. La fortezza, cioè, non mi sembra averla vista, o comunque che ci siano come interazioni all'interno. Allora, cioè, è un roba di contesto? Sì. No, la fortezza c'è, però spesso, tipo questa pagina, no, come vedi, tipo stanno nei sotterranei della fortezza. C'è, è diciamo il fulcro principale, perché in verità lì a un certo punto i due protagonisti un po' vengono accantonati e ce n'è un altro nuovo su Alba, tipo il protagonista sarebbe Giacinto, quindi il guardiano, mentre qui c'è come presenza, però non è sempre in prima linea, quindi è chiamato proprio la fortezza perché è quella presenza che è l'unica cosa che dà da... Cioè, l'anello del Signore degli Anelli, anche se tutti lo vogliono, prima o poi ci arrivano, il discorso va a parlare sempre là. Sì. Diciamo di sì. È quello. Però comunque no, ci sono le parti nella fortezza, anzi nel finale poi diventa importante, nel finale del primo volume. Violenza grafica, no? Come diceva Carbo, c'è sesso, cioè non è per bambini, nonostante magari il disegno assolutamente no, molto assolutamente, cioè, no, te fa vedere le capacità cognitive ad un bambino il disegno, quello che sta rappresentando no. Vedo i miei compagni che stanno sfogliando avanti e indietro e c'è qualcuno che è schifato, qualcun altro che non capisco se piace o meno. Diciamo che è la parodia della mano di Dio. E Paolo Sorrentino, la mano di è stata la mano di diciamo Dio. Che più quella del Berserk. Diciamo che, ok, a parte il disegno che non è assolutamente una cosa che mi piaccia, no, mai nella vita, ma non soltanto come tratto proprio o come stile, neanche come idea, mettiamola così. Ma a parte questo non riesco troppo a capire, effettivamente l'hai presentato come una sorta di arrivano gli avventurieri, cercano di andare avanti in questa fortezza, in questo dungeon alla ricerca del tesoro, del bottino diciamo, e vengono uccisi malamente dai nostri eroi, no, dai mostri. Uccisi malamente dai mostri. Loro sono dei manutentori, devono gestire la fortezza in pratica, e comunque hanno dei compiti che poi il guardiano da loro, che va forse all'esterno anche. Ok, però ecco, non vedo nei disegni, sfogliando così, comunque nulla di tutto questo. Vedo tante cose. Ma tu stai sfogliando il secondo, come ti ho detto, e sì, sono passati diversi anni rispetto al primo, ci sono molti cambiamenti. Non posso andare avanti per dire cose perché sennò sarebbero forse troppo spoiler, secondo me. Già ho detto tanto, e vorrei lasciare un po' l'effetto sorpresa. Anche perché il secondo poi dovrebbe essere tipo un finale, ma in realtà non è un finale, perché non è un finale. Ok. Qui sembra anche che l'opera sia un po'... cioè, non abbia né un inizio né una fine, è un po' complesso spiegarlo. La fortezza era, è e sempre sarà.
Giustamente. Le ere si susseguono e con il tempo passano le leggende. È un qualcosa di diverso, probabilmente. Sì. Forse, non so. Guarda, ti ripeto, se vado in giro alla libreria e vedo nel reparto fumetti e scorro un po' di pagine senza soffermarmi troppo su dialoghi, probabilmente lo prenderei e lo lascerei dove si trova. Ma forse lo nasconderei però... anche per non farlo vedere al prossimo che passa. Guarda, ascolta una cosa. Io, no, almeno per come sono fatto io, ormai non mi baso più sul fatto dei disegni o... Io vedo recensioni. Io ormai sono fatto così. Cioè non posso andare più alla cieca presendo questo c'ha bei disegni, poi lo vado a leggere. Che storia di merda. Sei partito questo... bene. Sei partito bene che non critichi i disegni, non discrimini, poi dici ma vado a vedere la recensione. Quale recensione? Quella di Bla Bla Fantasy. Ovviamente, ovviamente. No, ok, che secondo me fondamentalmente in un fumetto comunque la componente artistica del disegno è importante in quanto fumetto. Poi ovviamente non voglio dire che ci sono stili migliori o peggiori di altri, perché ovviamente va anche in base ai gusti propri quando si parla di arte in questo tipo, di questo senso. Quindi magari ci può essere uno stile dei disegni che piacciono di più a me e un altro stile che piace di più a te. Questo è una caricatura di uno stile. Questo era per dire che io così nel primo acchitto non l'avrei preso, anche perché non so quanto può costare. L'ha detto prima, 25 euro da uno. Talmente alto il prezzo che me l'ha sfuggito. Non voglio giudicare la storia, ovviamente, non avendo avuto. Per formato e per tutto, secondo me è un prezzo onesto. Guarda. Sì, io devo andare a giocare. Per il mercato rivale, c'è. Vale assolutamente. No. No, era per dire che, nonostante il disegno, per come ne hai parlato, mi hai convinto. Quasi convinto a averceli 25 euro a metri di... sì. e non li ha esiste sempre una cosa che si chiama prestito, cioè non è ci abbiamo da leggere anche gli altri libri su come facciamo. Vabbè io come vuoi, se ce l'hai tutti allora. No dai, guarda, sono usciti i primi tre volumi, non so se adesso è novembre o dicembre, dovrebbe uscire il quarto, perché Bao dovrebbe pubblicarmi una volta ogni 6 mesi, una cosa del genere. Quindi per il 2023 dovrebbe essere tutti disponibili. Ovviamente poi, come ho detto, la storia continua, cioè la storia sta continuando in Francia, quindi probabilmente fra qualche anno forse si rivedrà per un settimo volume, un ottavo con disegnatori nuovi. Però no, io sono contrario. Aspetta un secondo, come ho detto, uno di questi fumetti è disegnato dall'Arsenè. Può essere che Simone non apprezzi nemmeno il tratto dell'Arsenè, che è particolare pure. Allora, lì. Il mio problema fondamentalmente è che, punto numero uno, non apprezzo lo stile degli animali antropomorfi disegnati in questo modo. E quindi già è proprio un problema, diciamo, proprio mio personale. Aspetta, nell'avvicinarsi. Facciamo una cosa, guarda. Faccio vedere lo stile di Boulet, che è l'ultimo. Come lo fai vedere lo stile di Boulet? No, scusa, faccio vedere lui. Ovviamente l'unica cosa che conta sono i nostri carissimi ascoltatori. Infatti, ovviamente sui nostri social probabilmente pubblicheremo dei foto. Qualche immagine magari la piratiamo. La pirata. Ma è illegale. Posso fare pure la foto al volume, cioè non è succede niente. È un po' meglio, ma comunque perché è meglio questo? È un po' meglio perché è più arrotondato il tratto, fa si vede. Meno schifo. È più pulito. È più vabbè, rimane sempre lo stesso. Vedi quanto non ti ha detto questo. No, lascia stare, il tratto è più pulito. Io credo che l'altro quello che sfogliavamo in questo momento forse riguarda un'epoca successiva, più turbolenta, più caotica. Ho visto molti ammazzamenti, molto sangue. Forse diciamo che lo stile ci sta, uno stile caotico come quello che ho visto. Guarda una cosa, aspetta. Ma sì, ma c'è sta. Diciamo che non ho visto mai Daffy Duck con la dinamite intorno alla testa, come esplode chi gira il becco. Come dicevo, il mio problema principale probabilmente è quello degli animali antropomorfi, che non è una cosa che mi piaccia particolarmente in ambiti come questi. Però a parte questo, comunque i disegni
proprio lo stile del disegno non mi piace, quindi unendo le due cose, okay, facciamo un da sunto. Questo punto di vista pessimo, proprio non giudico la storia, probabilmente la facciamo storia un sunto. Allora, ovviamente come anche altri ho letto che i disegni non li hanno apprezzati proprio totalmente, molti dicono ok, mi aspettavo un po' di più. Altri hanno trovato tipo anche l'umorismo un po' sciatto, un po' non così carino, non così originale, fresco. Ma in verità, secondo me l'umorismo funziona molto bene, cioè forse non ti fa fare quelle risate sguaiate, ma comunque ti intrattiene, ti incuriosisce sempre e rende la storia a quel quid in più. Io lo trovo comunque gradevole, forse sì, forse qualcosa può essere più ingenuo, ma ovviamente è quel tipo di umorismo che un po' ingenuo, un po' grottesco. Ah, ma aspetta un attimo, questo sarebbe il drago, il nostro eroe? Sì, quelli sopra. Sì, Marvin. Sì, dopo succede. È un Charmander. Non c'è? Un po' peso. È un Charmander, senza fiamma sulla coda. Allora è immortale. Non è neanche. Ah, quell'altro pure l'ho visto. È una salamandra. Vabbè, c'ha comunque il suo attacco di fuoco, il Tong Deum. È una salamandra. È tipo salamandra, se io all'inizio dicevo che era una lucertola, pensavo. Aspetta, come si chiama l'attacco? Tong Deum. Ah, era quello allora. No, c'erano delle parti che le giochiamo. Okay. Poi, poi tra i due personaggi, sinceramente, forse Marvin è quello più interessante, perché è quello. Non è un papero. Che cazzo c'è? Perché? In un mondo fantasy un personaggio che è un papero vuol dire che c'è il controcazzi che secondo si porta me anche Herbert c'ha il suo perché. No, vabbè, Marvin è interessante perché allora è vegano, comunque vegetariano, un drago, ha una sua religione per cui lui non può colpire una persona se prima quella non insulta. Io vedo tanti cliché in questo e ma è quello proprio il fatto che tipo è il cliché che deve essere sovvertito, è la ubris è prendere proprio il genere e sovvertirlo e cioè, tu prendi, se tu inizi tipo la fortezza la prima pagina tipo si vede il guardiano che sul tavolino ha uno schermetto tipo da master più dei dadi da una parte, cioè, ci ho fatto caso, ho fatto ok, sì, è chiaro lì la parodia, sì, ok, no, quello ma non è solo una parte come una parodia, però la storia dopo diventa più interessante, molto più profonda, non è più solo una parodia, è qualcosa di più complesso e non è male, non è per niente male. A me lo stacco tra primo e secondo mi ha lasciato abbastanza interdetto, ho fatto wow, che è successo in tutti questi anni, che è strano, è strano, soprattutto quello secondo me. Diciamo che quindi tu io lo consiglio, però ovviamente è una lettura bislacca, sopra le righe, violenta, è una lettura che potrebbe essere un bellissimo strana. Regalo di Natale, non per bambini, ma esatto. Nemmeno per persone che, lo so, che hanno gusti un po' più tranquilli, da lettura più serena, classica. Più classica, facciamo sì, più classica, non lo consiglio. È il regalo perfetto per il vostro amico nerd? Se il vostro amico nerd piacciono le cose così la risposta è no. La risposta è no. Vabbè, ovviamente come ho detto è sopra le righe, è un fumetto, però secondo me è il vero senso del fumetto, ovvero divertimento allo stato puro, con umorismo, con tutto quello che ne consegue. È intelligente almeno nella scrittura, io lo consiglio, sì, ovviamente dato atto di quello che ho detto, cioè ovviamente non è una lettura per tutti, insomma. Una lettura per tutti. Se non avete più domande, io passerei alla conclusione. Io direi una chiusura veloce. Pensavo che avremmo parlato di quel sottogenere dove c'è il protagonista che è un vero e proprio dungeon e c'è la gestione di tutto quello che comporta il dungeon stesso. Invece no. Però era quella cosa. No, ero rimasto così. Però vabbè, ne parleremo forse in un'altra volta, in un'altra recensione. Ok, perché la prossima recensione toccherà, penso, a me e te. Penso... Sì, vabbè, è l'ora della ruota. L'ora della ruota. Gira la ruota. come io e te. Cos'è sta novità? No, perché insieme abbiamo portato tipo la ruota del tempo, porteremo i primi due volumi, l'occhio del mondo
la grande caccia. È la grande caccia. E parleremo anche della, della serie, visto che... Ah, ho capito. Io qui comincio a sudare un po' freddo, però... Bene, io ho visto fino a dove siamo arrivati, che siamo arrivati alla quinta puntata, se non sbaglio. Ok. Quindi dobbiamo parlare di due libri e di della serie TV. Un'ora di puntata. No, probabilmente, probabilmente. Tutte e due... Cosa? Vabbè, vedremo quello sì, che si può. Sì, dai. I nostri fidelizzati ascoltatori non vedono l'ora. Tutti vedono l'ora. Non la vedono proprio. Non vedono l'ora. Esatto. Va bene, dai, passiamo ai saluti. Ovviamente partiremo di nuovo dal bagagliaio con Simone. È stato un... Ah, la buca, piacere. Dal posto dietro con Andrea. Alla prossima, è stato un piacere. Alla prossima. Ascoltateci sui social, Instagram, Facebook e dappertutto. E ancora un saluto dal vostro... Ma siamo diventati come quelli bravi che dicono metteteci like, seguiteci. Noi la campanella. Siamo... La campanella degli avvisi, signori. Cliccate la campanella degli avvisi. E state sempre aggiornati. E un saluto finalmente anche da me, dal vostro pilota Carbo. Arrivederci da BlaBlaFantasy.